L'inseminazione artificiale consiste nella collocazione di un campione di sperma, previamente trattato, all'interno della cavità uterina della donna. In questo modo si abbrevia la distanza che separa l'ovulo e lo spermatozoo e si agevola l'incontro tra entrambi i gameti. Nel laboratorio di andrologia realizziamo uno spermiogramma per valutare l'idoneità del campione. Analizziamo le caratteristiche dello sperma, si realizza un conteggio degli spermatozoi e se ne osservano la mobilità, le dimensioni e la densità. Dopo aver stabilito che il campione è idoneo e che rientra nei parametri necessari, viene conservato in laboratorio per tenerlo pronto per l'inseminazione artificiale. Nel frattempo, la donna viene sottoposta a una delicata stimolazione ovarica. Ciò è necessario per incrementare le possibilità di successo. Questo procedimento dura all'incirca 12 giorni, durante i quali, mediante ecografie, viene osservata la crescita dei follicoli. Quando i follicoli raggiungono il numero e le dimensioni adeguate, è possibile realizzare il trattamento. 2 ore prima dell'inseminazione artificiale viene preparato il seme. Quando il campione è pronto, gli spermatozoi trattati vengono introdotti nell'utero materno per far avvenire l'incontro tra entrambi i gameti.